Scusate, ho invitato Alessio Lega perché canta il lavoro e noi oggi abbiamo fatto tanti discorsi importanti sul lavoro. Lui è reduce anche da una manifestazione in Piazza Loggia dove ha cantato i lavoratori immigrati che sono saliti su una gru e sono stati tantissimi giorni sfidando freddo, intemperie, polizia, tutto quanto. Prima sentivo, allargo il discorso. Vabbè, se vuoi provo a farla. Io sono bresciano, le Tegolina noi sono i cornetti o cornasei. E a Brescia ci sono un sacco di lavoratori immigrati. Alessio ha composto questa canzone e ha unito questo tema della strage di Piazza Loggia, strage che è rimasta impunita, c'è stato un processo che ha assolto tutti e ha unito anche il tema dell'immigrazione. La settimana scorsa un immigrato marocchino di 56 anni è salito sul tetto di Piazza Loggia, della loggia di Brescia, proprio per ribadire ancora questa cosa. C'è un presidio permanente che protesta per i diritti violati costantemente di questi lavoratori che sono quelli che poi ci danno, come diceva Carlin Petrini, il cibo quotidiano. Alessio Lega. Io ci provo e le prime due volte in cui l'ho cantato era appunto a Piazza Loggia ed è stato una questione di grande emozione. Oggi ho una grande emozione a cantarla di fronte a voi, certo non c'è lo spettro di Piazza Loggia, ma rispetto ad allora non ho un testo sotto gli occhi, quindi quello che lì poteva giocare l'emozione, qui può giocarlo la memoria. Vi prego di scusarmi se sbaglio qualcosa, lo dico già da prima. Per il resto, tento semplicemente con umiltà di continuare a fare questo mestiere del cantastorie, perché credo che oggi più che di ogni altra cosa ci sia bisogno di storie. Piazza, la loggia, la gru si incrociano come in un campo di guerra. Frustata dal vento, la pioggia si infogna ed in rivoli va sottoterra. Si sperde nel buio obbligato di rivoli, trame di oscure vicende. Del tempo che passa e non cura il dolore, però lo sospende. Sospesi al vento, sul braccio di una gru ci sono sei lavoratori immigrati. Saliti nel freddo d'autunno per 36 metri e rimasti aggrappati. A un esile filo, a un pensiero, ad una speranza che brucia le ali. Che gli uomini in fondo al futuro, mondati dall'odio, si scoprano uguali. Li prendono in giro i lavoratori stranieri, parlano di sanatorie. E poi sono storie, inapplicabili tranelli legali, balzelli contro i più poveri, da anni venuti in Italia, sfruttati e delusi fra il rifiuto e la paura, paura di mostrare il viso o di incontrare una divisa che ti dica: da oggi non ci puoi più stare così, al mattino lavori, la sera ti chiudi in casa e muori di nostalgia. La pubblica via è un sofisma, c'è tutto un paese fantasma. L'identità è una carta, una corta illusione, una strana nazione. Qui Brescia, qui nord produttivo, qui angoscia dal giorno che arrivo, qui niente sembra più vivo. La piazza è un deserto, 36 anni fa fu un luogo aperto di speranza e di dolore. Era un porto di resistenza ed amore. Il 28 di maggio 1974 in Piazza Loggia c'era lo studente, ma anche il professore. Perché un mondo migliore comincia da una scuola migliore. Sui banchi di Piazza Loggia cade una pioggia che macchia di scuro, come l'inchiostro della sentenza che abbiamo lasciato al futuro, per raccontare ai nipoti dei figli l'assurdo segreto di Stato, del morto arrivato per caso nell'ora sbagliata e nel posto sbagliato. Otto morti sbranati dall'urlo, il furore, dai canti assassini, lo scoppio, lo scolo di sangue in fretta punita, lasciato ai tombini. Passati 10 anni, 20 anni, 36 anni, quel lutto si è estinto, si scola memoria, si spera. E il lutto è un pensiero indistinto. E 36 anni più tardi, 36 metri sopra tutto questo, sei lavoratori stranieri resistono ad ogni costo. Dal 30 di ottobre aggrappati a una gru, stanno guardando dall'alto. Il mondo fantasma che in alto ha perduto
la sua strada nell'asfalto. Arud, Jimmy, Rashid, Sayyad, Singh e Papa, i nomi, il sudore, le ore, i bulloni, le viti, si inciampa, si crepa. Papa, Singh, Arun, Sayyad, Rashid e Jimmy al 10 novembre sono stanchi e due fra di loro scendono per primi. Ancora il vento, il freddo, la gru e il 15-11 solo. Gli eroi della disperazione cedono, infine scendono al suolo. Al 15 di novembre scendono piolo per piolo, mentre otto mute presenze da Piazza Loggia stan prendendo il volo. Otto angeli custodi che si fanno sotto le braccia di croce della gru, nel vento che spazza la faccia, nel freddo che fa lacrimare Rashid. E gli altri hanno chiesto: chi siete voi? Che vivi a Bottardi Milani, la pioggia che insanguina Maggio, la pioggia che lava le mani di quelli che misero bombe, che sperano il tempo cancelli le tombe nel mare ai migranti, e loro rimangono quelli. Io, Pinto Luigi, emigrante, come voi, ma venuto da Foggia per lavorare nel nord, col sangue mischiato alla pioggia, tornai stretto dentro una bara, la schiena straziata di schegge, l'Italia riunita nel sangue che ancora discrimina e che non protegge. Io, Natali Euplo, fui partigiano qui a Brescia, di colpo mi colse l'angoscia e venni in piazza a vedere cosa la liberazione avesse lasciato in cantiere, cosa restasse da fare, e venni in piazza a morire con Bartolo Talenti e con Vittorio Zambarda. Eravamo in tanti, i vecchi di Piazza Loggia, vecchi per modo di dire, pronti ancora a salire in alto su un posto di guardia, perché chi è vecchio ricorda e vede con la stessa angoscia che l'orizzonte rovescia il vecchio fascismo di Brescia nel nuovo razzismo leghista. Amore che insegna il percorso che c'è da una piazza a una gru, amore che non sciolse allora e che non può scioglierci più, amore che libera e sfida, ditelo ai vostri scolari a nome di Alberto Trebeschi e di Clementina Calzari, finché morte non ci separi le frasi di rito più orrende. Noi fummo moglie e marito e il modo ancora ci offende col quale una bomba feroce dentro una piazza di Maggio venne a disfarci la voce, venne a spezzare il coraggio, ma è amore che ancora ci porta da una piazza a una gru. Coraggio, pietà non è morta e resta aggrappata lassù, è amore che ancora ci porta da quella piazza alla gru. Coraggio, pietà non è morta e resta aggrappata lassù, ma è amore che ancora ci porta da ogni piazza a una gru. Coraggio, pietà non è morta e resta aggrappata lassù. Il 15 di novembre 2011 una sentenza poneva una pietra tombale definitiva sugli otto morti di Piazza Brescia, proprio mentre gli ultimi quattro scendevano dalla gru. Pare dunque che nessuno sia stato, dunque pare che continui la lotta. Alessio.